Salve a tutti, io sono Delon Gamer e benvenuti su Atomic Heart. Ringrazio Focus Home Entertainment per aver sponsorizzato il video. Siete pronti ad essere catapultati in un mondo utopico degli anni 50 in cui umani e robot convivono pacificamente? La tecnologia ha fatto passi da gigante, ma qualcuno ha deciso di sabotare tutto e i robot si stanno per rivoltare. Il gioco è in uscita il 21 febbraio per PC, PS4 e PS5 e ovviamente anche per le console Xbox. Quindi non fatevelo scappare cliccando sul link in descrizione. Avremo a nostra disposizione un guanto dotato di intelligenza artificiale e varie tecnologie upgradabili, nonché un arsenale di tutto rispetto di armi corpo a corpo e armi da fuoco, anch'esse migliorabili. Dovremo affrontare orde di robot diversi fra loro, adattando le strategie e le armi in ogni singolo momento. Sarà una grande avventura lunga oltre 20 ore solo per la trama principale e altre 15 per le side quest, con oltre un'ora e mezza di cutscene e doppiato in ben 9 lingue differenti. Quindi non fatevi scappare Atomic Heart cliccando sul link in descrizione e buona visione! Adoro questo posto. C'è una bella atmosfera. Il complesso Celomei è costruito per essere il luogo di lavoro ideale. Chiudi il becco, Guanto. Sono già stato qui. Ok, la mia mano parla, non è una cosa normale? Oh, abbiamo ancora tempo. Cos'è sto posto? Ma è bellissimo! E che ci crediate o no, questa è una sorta di città volante, signori. Meraviglioso! Ho sparato tutti i dettagli al massimo e mi gira... Fluido a 120 frame. Buono. Quindi questa è la città di Celomei e fluttua. Perfetto. Alla facciaccia di Bioshock Infinite. E da queste parti se la stanno anche cavando bene, soprattutto senza plasmidi e via dicendo. Ah, buongiorno. Una bibita gassata, compagno? Beh, una bella bibita gassata me la berrei volentieri, esimio robot. Cioè, fammi capire bene, c'hanno i droni di Amazon praticamente. Sì, certo. Non so neanche di cosa si tratti, però. Che bibita gassata è? Una bella birrettina, una Coca-Cola, cos'è? Oh, non era male, in effetti. Grazie, ciccio! Spero di non doverla pagare. Ma che sta gente se la passa veramente tanto bene. C'è un robot bloccato su un albero. Mi fa sbellicare. Ma no, ma povero drone, c'ha problemi? Lavorano ancora sui sistemi di navigazione dei robot. Sì, ho notato. Sì, i robot sono letteralmente dovunque all'interno di questa nuova società, di questo mondo parallelo. Wow, che bella giornata. Guarda, ci sono droni e robot dovunque. Quindi gli umani hanno delegato ai robot praticamente la maggior parte dei lavori scomodi e via dicendo. Ehi, ci sono dei robot che litigano là davanti. Che cos'hanno i tuoi robot, Boba, Andrei? Sono fuori controllo. Che diavolo gli hai fatto? La signora sta portando a passeggio un maiale, peraltro. Fanno così. Il numero 3 è rotto. Dovrebbero pitturare queste case, invece fanno questo. Oh, questo non promette bene, in effetti. Dammi il tuo codice di controllo, li sistemo io. Tieni il mio maialino. Signora, neanche tanto. Grazie. Ino. 87 tonnellate di maiale. 4, 5, 1. Ok, allora. Tornate al lavoro, scansa fatiche. Muoversi. Ok, la signora si intende di robot? Ci sei riuscita. Grazie infinite. Goditi i festeggiamenti. Ok, perfetto, continuiamo il nostro viaggio nel frattempo. Guarda che roba! Hanno unità volanti, incredibile! E le strutture non hanno il benché minimo senso! Come stai? Hai dormito bene? Buongiorno, dottor Sechenov. Sì, grazie. In attesa dei suoi ordini. Ti piace il nuovo guanto? Meglio di quello vecchio, comincia a piacermi. Non mi sorprende. Ho progettato io stesso il dispositivo. Trattalo con cura. È più importante di quanto pensi. Sì, dottor Sechenov, farò attenzione. Fai rapporto al laboratorio per completare l'integrazione con il guanto. Io oggi ho l'agenda piena, quindi sarà Michael Stockhausen ad aggiornarmi. Stockhausen! Ci sentiamo più tardi. Ricevuto. Fantastico! Ma è una società meravigliosa da questo punto di vista. Esteticamente sono un po' retro come robot, ma sono pur sempre gli anni 50 in fin dei conti. Guardate la barchina che sto utilizzando. Oh, comincia a pissar via. Ti è stato ordinato di recarti in laboratorio, compagno maggiore. C'è una turbine per te nell'area di sollevamento. Gli ordini sono chiari? Chiarissimi, lasciami in pace. Mi fa piacere sapere che non hai domande, per una volta. Sei un coglione. Ma no, ma è il tuo superiore, ciccio, avanti. Ok, questa è la mia fermata. Ora possiamo tranquillamente esplorare la città a piedi. Beh, è un giorno di festa, quindi immagino che ovviamente le cose degenereranno all'improvviso. Marono, che spettacolo! La sto adorando! Come ho detto, da un punto di vista estetico hanno fatto un lavoro veramente divino. Ma che roba, le texture sono di primissima qualità. Non c'è niente da dire. Anche le animazioni sono fatte veramente tanto bene.
Oh, complimentoni agli sviluppatori, signori, che dite, ci facciamo tutta la serie? Se voi lo guardate, come al solito, io lo porto tutto. Mi piacerebbe fermarmi a parlare con tutti loro per scoprire altre lore su questa bizzarra società. Questo è il dispositivo che si trova all'interno del mio guanto, in teoria. Loro se lo piantano in testa? Collegatevi in men che non si dica. Oh mio Dio, per davvero? No, non me lo farei mai mettere sulla tempia. Mi accontento già che sia sulla mano il mio prototipo. Ok, 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 meglio che mi do da fare, santo cielo. Per me è una giornata di lavoro, purtroppo. Guarda che bello. No, complimentoni, sviluppatori. Che spettacolo, anche gli effetti di luce, i riflessi. Sfrutta peraltro tutte le tecnologie di Nvidia, Ray Tracing e compagnia bella. C'è il DLSS, chi più ne ha più ne metta. Guarda gente. No, davvero, il gioco sta gestendo una marea di poligoni e animazioni senza benché minimo problema. Ok, 10 minuti, forse riesco a completare la mia missione e a godermi il discorso del capo. Memoriale della peste bruna per un tour. Della peste bruna? La storia della struttura 3826. Ascoltate le sue grandi scoperte e rendete omaggio a tutte le vittime della guerra. Ok, grazie, tutto molto interessante. Non sono un fan dei musei. Sembrano tutti felici e contenti qui. Come in Cina. Tu ci sei stato in Cina, compagno maggiore? Sono stato ovunque. Cioè, ovunque... tranne in Cina. Ovviamente. La struttura 3826 non è poi così lontana dai nostri alleati cinesi. Apprezzo il loro spirito e... ho sentito che è un bel posto lì. In effetti lo è. Guarda che roba, un memoriale a quanto pare della guerra. No vabbè, ma hanno anche i proiettori olografici. Hai combattuto in guerra, compagno maggiore. Ti è tornato in mente qualcosa? Non mi ricordo un cavolo. Ho un vuoto di memoria sin dall'incidente. È come se ci fosse qualcosa che mi è rimasto in testa, ma non riesco a capire che cosa. Cazzo di crostini. Culo. Modera il linguaggio, maggiore. Siamo in un luogo pubblico. Capirai. Al nostro protagonista non gliene frega più di tanto. Wow! È un gigantesco proiettore questo. Ma che roba! Ma come hanno fatto a fare un progresso tecnologico del genere? È assurdo! Alcuni robot sono veramente tanto bizzarri. Però ribadisco, sono gli anni 50. Buongiorno. Maggiore Nicef a rapporto, su ordine del compagno Sechenov. Benvenuto, compagno maggiore. La giornata di oggi è un'occasione speciale. Il compleanno del Collective. Sì, va bene, tanti auguri. Arriva al punto, parecchio da fare. Ma certo! Questo è il futuro dell'istruzione sovietica. Un progetto personale del dottor Sechenov. La polieducazione. I tempi in cui i cittadini sovietici dovevano trascorrere anni di studio negli istituti scolastici sono finiti. Da questo momento in poi, basta iniettare un polimero neurale speciale codificato con l'istruzione desiderata, ad esempio una formazione universitaria di scienze naturali, e si diventerà immediatamente membri istruiti della società. Della serie Matrix, spostati popo, una cifra praticamente. Un dottorato in fisica nucleare? O imparare a suonare il pianoforte? Grazie al Collective 2.0, ora è possibile. Me lo inietti tutto, signorina. Salta i preliminari, robot. Mi avevano detto del tuo imminente arrivo. Ecco, prendi questa capsula. Ok. E come faccio a iniettarla nel mio corpo? Wow, strana forte. Ci sono diverse porte sotto. Ah, si configura col mio guanto? Ok. Bizzarrissima sta cosa. La vuole tantissimo. Guardala, guardala come la segue. Wow. Quindi così ho appreso la conoscenza? Finché funziona, chi sono io per lamentarmi? Cosa ho sbloccato di bello? Hai appena aggiornato il tuo guanto con la funzionalità dello scanner. Utilizzando il polimero neurale come condotto, i sensori del guanto ora sono direttamente collegati al tuo sistema neurale, in particolare alla retina polimerica dell'occhio. Per attivare lo scanner devi fare un movimento preciso. Scegli un oggetto di interesse e allunga il braccio verso di esso. Signorina, me la sta complicando tantissimo però, eh. Ok, devo fare una L con la mano, ho capito, signora. Stendi l'indice fino a formare un angolo retto per attivare lo scanner. Ma chi cazzo ha progettato questa cosa? L'Inquisizione spagnola? Perfetto, bastava dirmi premi L alt e sei a posto. Vai via, demone! È fuori di testa. Bello! Per tua informazione, è un gesto semplicissimo. È stato sviluppato dal nostro principale esperto nel campo dell'avanguardia interpretativa avanzata. E vedo peraltro attraverso le pareti. Qualunque cosa abbia fumato quel tipo, la voglio anch'io. Sì, non sì, stavi sì. Stavi dicendo di avere fretta proprio un attimo fa? Sì, in effetti, signorina, devo andare. Bene.
Mi sto abituando al nuovo strumento. Ora sei in grado di vedere gli oggetti nascosti. Questa capacità potrebbe rivelarsi davvero molto utile in futuro. Adesso però continua la tua missione. Ok, prossima zona da visitare. Il discorso del dottor Sechenov, direttore generale della struttura 3826, sta per iniziare. Siamo sopra la parata, va che spettacolo. Quanti robot ci sono? No, io lo sto valutando dal punto di vista grafico, signori, Mio Dio, va che spettacolo. Wow. Come fanno a volare sti cosi? Guarda che droni incredibilmente strani. Radicalmente. Fa rapporto nell'ingresso di quel grande palazzo, compagno maggiore, ti stanno aspettando. Sì, sì, voglio godermi anche lo spettacolo e tutto il resto del discorso. No, non sto esagerando. Notate com'è cambiata la nostra amata Unione Sovietica negli ultimi decenni. Le macchine si richiamano molto gli anni 50 comunque, Grazie alla mia invenzione dei polimeri neurali e al processo di adattamento mimetico, ora è finalmente possibile lanciare una versione completa e globale della nuova rete collettiva. Sono felice di vedere che ti stai riposando, compagno maggiore. La macchina ti aspetta. Devi recarti nell'ufficio del dottor Sechenov per ottenere il codice di accesso. È stato lasciato a una delle sue guardie del corpo. Ja, natürlich. Wow, comunismo, spostati popo una cifra. Che spettacolo, sti interni. Non importa quante volte ci venga, mi stupisce ogni volta. È così bello. L'ascensore è arrivato. Molto imponente e molto dotato di riflessi ad alta qualità, ma vabbè, dettagli. Questo è l'ascensore? Guida. Bello, che fa sale con molta delicatezza. Sì, ma è un po' rischioso. Ti puoi tranciare le parti del corpo? Quindi vogliono collegare tra di loro le menti? Wow. Padroneggerete materie accademiche in un istante. Accederete all'intero civile umano completando il tutto con le vostre scoperte personali. E c'è molto altro. Un potenziale illimitato. Volete imparare una lingua straniera? Conoscere ogni segreto della fisica? Sarebbe una praticità veramente incredibile come tecnologia. Siamo arrivati? Vedo che sta rallentando. Sì, eccoci qua. Verrà installato sulla vostra. È un po' ingombrante, è un po' visibile, santo cielo. Ok, vediamo un po' di raggiungere l'ufficio. Buongiorno. Wow. A proposito di stile, la scienza è potere, te lo dico io. Il capo trova sempre il modo di gestire gli ostacoli insormontabili. Non esistono ostacoli che la scienza non possa superare. A parte un guanto elettronico che non tace mai. Buongiorno. Il codice di attivazione del veicolo, compagno. Che fa? Vabbè, la stampante 3D c'ha sulle mani sta qua. Bene. Il veicolo attende di sotto. Sbrigati, non hai molto tempo. Chiave molto particolare, in effetti. Lo stesso ascensore dell'andata. Grazie, Einstein. Senza di te sarei perduto. Cioè, fatemi capire bene. Questo c'ha due aerei giganteschi parcheggiati nel suo ufficio. Non dico altro. Quindi, quello laggiù deve essere il dottore, quello che ha inventato tutto, di cui stiamo seguendo il discorso, peraltro. E voi chi siete? Avete un aspetto molto ma molto comunista? Posso parlare con voi? No, scusate, ho capito che siete gemelle, ma ho visto le gemelle delle gemelle. Ok, torniamo giù. Prima che venga colpito da una demonetizzazione molto poco sovietica. Ma se ti esco di colpo... Olè! Ah, tu torni su, volevo fare il furbacchione. Sono Sechenov. Mi dispiace non poterti incontrare di persona. I giornalisti mi hanno perseguitato tutto il giorno. Allora, che ne pensi di Chelomei? Ha costruito una città futuristica, capo. Non c'è niente di simile in tutta l'URSS. L'ho costruita per l'umanità, non per me stesso. L'umanità è sul punto di fare grandi scoperte. Un giorno raggiungeremo le stelle.
questi castelli in aria saranno l'inizio del nostro viaggio verso i confini più remoti dell'universo. Sto solo aiutando l'umanità a concretizzare la sua grandezza. Wow, bel discorso! Lei è un sognatore, dottor Sechenov. Fantasia e scienza vanno di pari passo. La maggior parte delle invenzioni moderne è stata descritta molto tempo fa dalla fantascienza. Macchine volanti, viaggi nello spazio, persino i robot. Sta dicendo che ha preso spunto dai romanzi di fantascienza? L'ho preso dai sogni dell'umanità, Pitre. L'uomo è nato per sognare, per fare grandi cose. Ma purtroppo c'è chi vuole distruggere questi sogni. Ed è qui che entrano in gioco uomini come te. Uomini che hanno giurato di difendere l'umanità e il suo destino. Le serve che faccia fuori qualcuno? La cosa non sembra turbarti, ragazzo mio. Spero che non si arrivi a tanto. Ma procediamo per gradi. Per prima cosa avrai bisogno di un corposo aggiornamento del guanto. Vai in laboratorio. Incontrerai un robot Tereshkova che ti porterà al complesso Vavilov, intesi? Sì, signore. Salgo subito in macchina. Marò, come hanno fatto a realizzare questi ambienti? Sono bellissimi! No, si vede quando una casa di sviluppo investe tempo e un sacco di cura nella realizzazione degli ambienti 3D. Che spettacolo! Ribadisco che il livello di dettaglio è qualcosa di assurdo. Ok, ciancio alle bande, è giunto il momento di salire a bordo di questo veicolo. Vediamo un po'. Ok. Wow, le portiere che si aprono a distanza e senza la chiave vera e propria. Questo è proprio il futuro, signori, il futuro. Ok, posso guidare direttamente io? Qui no, è anche una decappottabile, buongiorno. Posso aiutarla? Che sta facendo? Allacciate le cinture di sicurezza. Vi auguriamo buon viaggio. Sì, conosco le norme della strada. Non c'è bisogno di rompermi le scatole. Che sta facendo? Aspetta. Ma non c'è una radio qui dentro? Tutta l'Unione Sovietica è in fibrillazione per la presentazione del Collective 2.0. Appena vista una da vicino, lo so bene. Il governo americano esprime preoccupazione crescente per l'aumento vertiginoso della disoccupazione in seguito alle consegne di lavoratori robotici dall'Unione. Abbiamo moltissimi dispositivi pensiero a disposizione. Nessuno rimarrà senza, ha rassicurato il deputato popolare Shalchinov in risposta al timore diffuso nella città di Oziorsk. Mettiamo un po' di musica. Sì, mi pare l'idea migliore. Troppa così politica per davvero. Quindi fatemi vedere bene se si vedono i confini. Sì, siamo tra le nuvole, signori. Guarda, sono tante piccole isolette volanti, ognuna con probabilmente diverse strutture a seconda del relativo utilizzo. Il 1955. Aio! Rapture, spostati pop una cifra. Quelli hanno fatto la città in fondo al mare. Vedo che hai finalmente iniziato il tuo incarico. E non è passata neanche un'ora. Sehr gut. No! Che cosa hai detto? Ho detto che il segnale fa le bizze. Ma grazie comunque a Stockhausen. Il dottor Sechenov mi ha già ragguagliato. Che bastardo che sei! Ma dai! Non credi che sia stato un po' troppo? Nah. Per qualche motivo la tua risposta non mi ha sorpreso. Non nutro alcun rispetto per i leccapiedi. Perché? C'è qualcuno per cui nutri rispetto? Sì che c'è, ma il rispetto si guadagna. Rispetto il dottor Sechenov perché mi ha salvato la vita sul tavolo operatorio. Tutti gli altri devono guadagnarselo. Comunque, perché diavolo stiamo guidando un catorcio legato a un maledetto robot? Cos'è? I jet erano forse tutti occupati? Cristo. Viaggiare in una turbine è una tradizione. Per ricordare quando la struttura 3826 era nuova e usavamo questi veicoli per raggiungere il primo complesso scientifico. Mi sembra giusto. Ma perché è tradizione spostarle tramite i bombi? E perché si chiamano bombi se sembrano piuttosto dei maiali volanti? In effetti. Maiali volanti? Hai mai visto dei maiali volanti prima d'ora? E invece mucche volanti? Sì, sulla Condor. Una volta un genio come te si dimenticò di mettere una recinzione, ma quelle mucche hanno volato in una sola direzione, verso il basso. No, ma povere! Compagno maggiore, tu concentrati sulla missione e io mi occuperò di pensare per entrambi. Chiudi quella fogna, Guanto. Sto cercando di ascoltare. Ascoltare cosa? C'è qualcosa qui che non hai ancora visto? Non sono mai stato qui prima. Taci! Che cosa? E come mai? Non lo so, maledizione, non mi assillare! Ti faccio le mie scuse. Sì, in effetti sto guanto comincia un po' a rompermi le scatole. Il signor Charles... Cosa diavolo hanno davvero realizzato in sto posto? Vi faccio notare anche la leggerissima megalomania con statue gigantesche solo perché lo possiamo fare. E, aggiungo, sono anche volanti, oltre che gigantesche, anche molto pulite. E vabbè, ma c'hanno i robot che gli fanno tutto, praticamente. Quindi noi stiamo per scendere... Verso terra?
Beh, di certo, signori, fino adesso possiamo dire che è un gioco molto particolare, con una intro che ti colpisce subito e ti fa dire cosa sta accadendo, dove mi trovo. Carino l'effetto dell'acqua che va verso l'alto. Bellino. Questa è l'audioguida della struttura 3826. Presto arriveremo a destinazione. Orario di arrivo previsto 11:47. Temperatura esterna più 26 gradi. Caldino. C'è una brezza leggera. È ora possibile osservare il ponte Soyuz Granit che attraversa il lago Lazur e due dei siti di prova di alto profilo della struttura, il VDNH e il Sakhalin. Sono collegati da un binario a levitazione magnetica, o Maglev, una tecnologia sperimentata dal reparto di progettazione Celomei e progetto personale del dottor Lebediansky. Sì, è un po' presto per il Maglev, in effetti, eh? Però loro l'hanno fatto. Cioè, nemmeno noi abbiamo raggiunto la possibilità di creare strutture volanti, quindi... È possibile osservare le operazioni di un impianto automatizzato che assembla robot e distribuisce parti di macchine necessarie ai vari complessi della struttura. Un impianto come questo, controllato a distanza da un nodo del Collective 1.0, è in grado di gestire ed evadere autonomamente fino a 100 ordini all'ora. Però, sono tanti, eh? Quindi la struttura non è completamente indipendente, eh? Dipende sempre da altre industrie e via dicendo, presenti sulla Terra vera e propria. Al di sotto si trova il centro computazionale del dottor Sechenov. Wow! La principale unità di elaborazione radio e nucleo di controllo di questo nodo di rete. Mio Dio, che spettacolo! Attualmente stiamo sorvolando le fattorie solari girasole, in grado di fornire elettricità all'intero VDNH, oltre che al parco dell'amicizia tra popoli, agli insediamenti vicini e alle linee ferroviarie Maglev. Sembra tutto molto bello e puccioso, ma non so perché sento puzza di bruciato. Le stazioni ferroviarie Maglev collegano tutte le parti della struttura 3826, consentendo al personale di spostarsi da un complesso all'altro con comodità e facilità. Sorvoliamo ora il maestoso monumento Chiamata della Madre Patria, eretto nel 1949 per celebrare la vittoria dell'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Ah, mentre quindi c'è stato il conflitto mondiale. Complesso Vavilov, il luogo in cui hanno messo radici i numerosi miracoli agricoli della struttura 3826. State osservando il monumento sovietico della falce, progettato dagli scultori Elena Mokina e Aleksandr Kibalnikov ed eretto nel 1951 dalla rete neurale Collective 1.0 con l'aiuto di robot costruttori in maniera autonoma. Ciò lo rende di fatto il primo sforzo artistico di collaborazione tra uomo e macchina al mondo. Beh, è un ottimo traguardo in effetti, eh? Se ci pensate bene. La nostra breve visita guidata sta per terminare. La struttura 3826 è sempre pronta ad accogliere nuovi specialisti da ogni parte dell'Unione Sovietica. Siamo certi che sarete felici di vivere e lavorare in questo mondo di scoperte rivoluzionarie e splendide conquiste scientifiche per la gloria del Partito Comunista e del Popolo Sovietico. Sempre per la gloria del partito, certe cose non cambiano in un modo o nell'altro. Wow, 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 wow! Un po' vicino, Ciccio, eh! Fa compie manovre di combattimento. Vabbè, cosa? Sul serio? Attenzione! Cosa diavolo dovrei fare? Ma che... Non slacciate la cintura. Merda! Oh mio Dio! Siamo ancora un po' in alto, siamo ancora troppo in alto, aiuto! No, la mia auto, ok, tecnicamente non è la mia, ma insomma ci siamo capiti. Oh. Atterraggio perfetto! Scendi, Ciccio, scendi! Scendi velocemente! Dammi la mano, compagno maggiore! Ti accompagnerò al complesso Vavilov! Cosa diavolo sta succedendo qui? Purtroppo non ho informazioni al riguardo. I robot hanno svolto le loro consuete operazioni, ma a un tratto sono diventati tutti ostili. Me ne sono accorto. Corri Ciccia, oh mio Dio. Che cazzo combinate? Teluri di robot, portate fuori i vostri culi metallici. E mica puoi prenderli a pugni. Però scortesi. Già? Oh no. Oh no. Stanno chiaramente provando ad ammazzarmi. Dio, che succede? Aiuto! La nostra salita prosegue ancora una volta normalmente. Un robot drofa da traino sarà qui a breve per eseguire l'aggancio magnetico e portarci per via aerea a... Alla morte! Figlio di puttana, non di nuovo! Ci stanno per attaccare di nuovo? Già! Oh no 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 no! Compagno maggiore, sto cadendo! Sono cazzi tuoi! Ma che cazzo! Wow! Ok, ha fatto fuori il drofa, però così precipito di nuovo! Ma riesco ad avere 5 secondi di pace. Porca miseria, speriamo di essere atterrati sull'acqua. Ok, un inizio veramente col botto, signori.
Yay! Contro ogni aspettativa dovrei essere ancora vivo. C'è il mio guanto che è triggerato malissimo. Quindi ora i robot stanno sterminando tutti gli abitanti? Sta provando a rianimarmi? Vediamo un po' se ce la fa. Quindi questo è il volto del nostro protagonista. Maggiore, avanti! Non mi morirà così direttamente all'inizio? Ah, deve avere un leggerissimo trauma cranico, penso. Oh mio Dio. Forse se mi danno per morto non mi attaccheranno? Ciccio, dobbiamo trovare un'arma con cui difenderci quanto prima. Merda, che gran mal di testa. Ah, aspetta, peggiorerà di sicuro. La giornata è ancora lunga, purtroppo, e le sfighe sono in agguato. Soprattutto i robot assassini, da quello che mi dicono. Oh, non ha avuto mezzo calo di frame sto cocchio di gioco. Che spettacolo. E se notate bene non c'è stato praticamente mezzo caricamento a momenti. Cosa coltivano di bello da queste parti? Buongiorno. Non dirmi che hai latte telecinesi? Oh, sì, abbiamo la... Weila, la telecinesi. Che bella che non è quest'ascia. Ma che spettacolo. Meravigliosa. Mago, PP3, risponda. Sergei, stai bene, ragazzo mio? Sto bene, capo. Ma niente qui è come dovrebbe essere. Qualunque cosa stia succedendo è chiaramente iniziata tempo fa. La causa di tutto è Viktor Petrov. È un traditore che si è introdotto nel lab centrale del Collectiv e ha fatto sì che i robot civili attaccassero i dipendenti della struttura. Polo! Petrov ha i codici dell'accesso al lab. La tua missione è trovarlo e portarmelo vivo. Ricevuto, signore. Il bersaglio è Viktor Petrov. La mia missione è trovarlo e portarlo da lei. Esattamente. Chiudo. Oh no, quindi adesso mi attaccheranno a vista? Peraltro cos'è sta roba? Wow! Posso emergere dai polimeri? Cos'è? Fatemi uscire! Fatemi uscire! Volte non sono ancora annegato. È un maledetto miracolo della scienza moderna. Ok, proviamo a caricare l'attacco. Vediamo un po'. Ti tiro una pacca in testa che ti passa la voglia di conquistare la razza umana. Ah, a posto. Dobbiamo anche raccogliere oggetti in giro, quindi teniamo gli occhi aperti, che magari troviamo delle risorse. Wow! A seconda di dove li colpisco, gli amputo determinate parti del corpo. Questi sono quelli basilari. Pollo, scappa, Pollo! C'è un pazzo armato di ascia che si gira per questo posto. Guarda! Quindi qua è dove coltivano il polimero. Mi ci posso buttare dentro proprio così di prepotenza. Ma va! Ma che figata assurda! Whee! Ok, basta fare il pirla alone. Ma che roba! Ok, siamo a terra, quindi dovremmo essere relativamente al sicuro. O anche no! Wow! Cos'è quello? Ehi, Guanto. Sì, maggiore. Qualche informazione sul bersaglio? Viktor Petrov è il capo ingegnere del Collectiv 2.0. È stato arrestato per tradimento e condannato ai lavori socialmente utili presso il complesso Vavilov. Ho capito, me ne occupo io. Da dove dovrei iniziare? Petrov si trova attualmente da qualche parte nei livelli sotterranei del complesso Vavilov. Dovremmo trovare un modo per entrare. Ok, muoviamoci. Ho sentito qualcuno che chiedeva aiuto. Non riesco a respirare. Ehi tu, sto arrivando. Sei ancora in vita? Sì, ma questa era la voce di un robot, chiaramente. Era sintetica, non era naturale. Oh no. Scappa, corri, scappa, non guardare. Oh, oh! Ci attira e poi ci affoga lì sotto, ci ammazza! Ah, aspetta, 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 no, nella merda, no! Non voglio morire nella merda, ti prego! Lasciami andare! Ma porca la miseria! Aia! Dai, tirati su! Tirati su! No, 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 no! No, 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 mi piace il bondage! Non mi piace il bondage, tutte cose! Tattina calmata! Oh, abbaffone! Camiseria... Wow! Grazie dell'aiuto! Ah, ma la signorina di prima, quella che hackerava i robot. Guardando. Sei quasi morto soffocato. Dammi la mano. Ehi, oh, babushka, date una calmata. Dovresti fare più attenzione. Questo posto è diventato un manicomio. Scusa, nonna. Sì, ho notato. Grazie per l'aiuto. Figurati, figliolo. Ma che ci fai qui? Sono solo di passaggio. Lei invece chi è? Io? Sono Zina. Nonna Zina. Non ti serve sapere altro. Ok, capito. Ma tutte queste vittime, che succede? Forse non l'hai notato, ma i robot stanno attaccando le persone. Chi non trova un nascondiglio è morto. E l'ho notato, signora. Mi farebbe comodo un'arma. Lei ha qualcosa? Certamente. Ma non ti darò un cazzo. Grazie, signora. Vai al complesso.
Se ti serve un'arma, puoi prendertela laggiù. Il complesso Vavilov? Ci stavo andando. Ah, beh, sei fortunato. Ci vado anch'io. È abbastanza sicuro. Che cos'è quest'ombra? Merda! Oh no! Non ce l'ha! Porca puttana! Abbiamo 30 secondi! Muovi il culo! Come 30 secondi? La signora è molto informata. 30 secondi prima di essere tutti! Anzi, super! Signora, linguaggio! Ci sono i bambini che ci seguono! Maledizione! Vieni qui, Belfusto, vieni! Forza, 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 forza! Prendi questa chiave e girala in senso orario! Orario! In senso orario! Sì, così. Io intanto li trattengo. Ok. È un bel arsenale lì dentro. Cosa hai in mente? Ci siamo. Mi stai attaccando al culo da tutti i giorni. Wow, signora, si tiene calmata. Cos'è? Super babushka. Devi di andartene all'inferno. Guarda la signora. Signora, da quanto è quel caricatore? Oh mio Dio, il gabinetto è andato. Signora, cambierei arma. Io gliela butto là come consiglio. Dai, 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 dai. Scordatelo. Tu pensa alla chiave. Che qui faccio io? La signora ho un addestramento militare. Oddio, che fa? Two drone is magic one. Oh mio Dio. Oh, che miseria, cosa c'è all'interno? Oh mio Dio. Signora, signora, corra, signora, corra. Ok, abbiamo perso la babushka. Cosa sta accadendo? Ma è follia allo stato puro questo gioco. Aio, è 3 ore che precipito. Oh, 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 fermo, fermo, fermo. Torna su, torna su, torna su. Un po' più su. Ok. È la seconda volta che sono vivo per miracolo. Ma come facciamo senza babushka, santo cielo? Ticcio, la stai fumando al contrario la sigaretta? Pirla? Che diavolo di casino. Già, direi proprio già. Ok, dove scavolo siamo finiti? Posso recuperare gli oggetti con la levitazione? Ma mi prendi in giro? Come funziona sta cosa? Oh, ma è bellissimo tutto ciò. Ok, come dicevo, c'è il crafting all'interno del gioco. Quindi è cosa buona e giusta recuperare un bel po' di risorsine ogni volta che eliminiamo i robot o che perlustriamo una zona. Dobbiamo capire come aprire questa porta blindata. Ah, tu dici? Vedi di smetterla con i consigli inutili. Perché piuttosto non mi dici di più su Petrov? Come hanno fatto a rintracciarlo? È stato Mikhail Stockhausen a scoprire il tradimento di Petrov, che poi è stato arrestato dall'unità Argentum. E come c'è finito qui? Dopo il processo, Petrov è stato condannato ai lavori socialmente utili e spedito qui come detenuto. Cos'è? Non sono riusciti a trovare nessun altro in tutta l'Unione Sovietica che potesse sostituirlo. Al lancio del Collective mancano pochi mesi. Sostituire il capo ingegnere sarebbe stato sconsiderato. Petrov doveva terminare ciò che aveva iniziato ed è quello che gli hanno fatto fare. Cos'è di tanto speciale quel tizio? Viktor Petrov in passato era il capo ingegnere di un reparto segreto dell'Accademia delle Conseguenze, che si occupava di programmare robot per il Collective 2.0. Capisco. Hanno ammazzato tutti qua dentro? Ok, la valvola che ho trovato serve ad aprire la porta? Porta pazienza, Ciccio, ora ti faccio uscire. Porca boia, sembra che i robot stiano facendo una strage assurda. Buongiorno, corri, 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 ti do una mano io. Oh, maronne! Signore, signore! Sei morto, sei morto, sei stato super morto. Oh mio Dio, va che roba! È pieno zeppo di cadaveri dovunque. Qualcuno mi dà un'arma, signori? Ah, praticamente ci sono degli attacchi potenti da parte dei nemici e posso solo schivarli e compare quel simbolo quando è il momento giusto. Allora, facciamo che carico anche bene l'attacco. Posso darti? Ah, l'ho sentito tutto. Sei un po' occupato adesso. Prova a schivare. Ok, ho schivato, ho schivato. Non resisterò. Il primo robot mi ha fatto il culo. I robot distrutti contengono un farmaco rianimante a base di polimero neurale chiamato Neo. Estrai la capsula di Neuromed e usala per curarti. Quindi devo fare così? Oh, molto ma molto meglio. Zone sicure. Le sale ristoro sono le zone sicure del gioco. In ognuna c'è una macchina per il salvataggio manuale. Oh mio Dio. Oh, quindi qua i robot non mi possono rompere i maroni. Vediamo di recuperare qualunque oggetto ci sia all'interno. Proiettili per il fucile. Wow. Ok, abbiamo un fucile. Con solo 3 proiettili, tuttavia. Ah, in realtà è un'immagine finta per far sentire meno il peso del vivere sottoterra. Quindi salviamo. Salvataggio dei dati.
Ok, grazie, molto gentile. E ritorniamo là fuori. Ok, le porte si aprono in automatico. Se ti trovi di fronte tante casse, tieni premuto F nella loro direzione e spostati da una all'altra senza rilasciare F. In questo modo potrai raccogliere tutte le risorse in un unico colpo. Praticerrimo. Se si trovano lungo il percorso non guasterebbe, maggiore. Con che rapidità? Posso ricordarti che il tuo equipaggiamento comprende uno speciale zaino Yarov Abalakov in cui riporre oggetti ed equipaggiamenti. Grazie a una singolarità quantistica, rimpicciolisce gli oggetti collocati al suo interno per poi riportarli alle dimensioni originali quando vengono tirati fuori. Wow! Quante stranezze, eh? È un po' come vivere nella fantascienza. Già. Cosa si sono inventati? Mio Dio, ci farebbe comodissimo anche nella vita vera. Questo è poco ma sicuro, uno zaino pressoché infinito. Ah, mio Dio, ok. Dovrei aver ripulito tutta la zona. Devo ricordarmi che ho anche lo scanner. Ah, ok, in blu mi fa vedere le zone in cui possiamo trovare degli oggetti. I nemici sono visualizzati in rosso, ergo. Ok, diamo una occhiata in zona. Sembra tutto relativamente tranquillo. Io continuo a esplorare la zona circostante. Avvicinati di soppiatto al robot ed esegui un attacco furtivo. Io ne approfitterò per disabilitarlo definitivamente. Così devo fare? Perfetto, vai 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 vai. Hackerato? Ancora? Ah! Non ho creato abbastanza! Non pensavo di doverlo fare più volte! Oh mio Dio, ho decapitato il tizio! Ho veramente decapitato il soldato, aspetta! Aspetta, 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 no, schivone e contrattaccone! Ok, i nostri attacchi saranno anche potenziabili più avanti. Ok, ho ripulito praticamente tutte le stanze e ho recuperato l'infinito e oltre di risorse. Perfetto, hey, sembra... Guanto, mi chiamo Charles, compagno maggiore. E fa lo stesso. Com'è riuscito quel Petrov ad hackerare il collective? Il traditore non ha agito da solo, stava complottando con parecchie altre persone. Parecchie, dici? E dove sono? Sono già state eliminate, ma sarà impossibile arrivare a Petrov senza il tuo supporto. Ecco perché sei qui. E se io stessi lavorando per il nemico senza saperlo? È un dubbio legittimo. Ok, vedo qualcosa di rosso, occhi aperti. Non mi dire che mi si alza tipo all'improvviso, lo sapevo! Wow! Caboiazza! Oh, datti una calmata! Ho capito, robot baffuto sempre piaciuto. Eliminalo velocemente. Il manipolo di traditori è riuscito in qualche modo ad accedere al collettivo. Una rete creata dalle menti migliori di tutta l'Unione Sovietica. Tecnicamente parlando, il Collective non è stato violato. Nessuno potrebbe aggirare gli algoritmi creati dal team del professor Lebedev dell'Accademia delle Conseguenze. Allora perché diavolo sta succedendo tutto questo casino? I traditori hanno inserito una falsa modalità di combattimento in uno degli algoritmi del Collective, che fa sì che l'hub centrale percepisca tutti gli umani come soldati invasori. I nostri scienziati non possono farci niente senza Petrov. Sì che possono, ma ci vorrà del tempo. Tempo in cui molte altre persone moriranno e le informazioni sull'incidente verranno allo scoperto, al di fuori della struttura. Ah, e quindi giustamente vogliamo coprire le nostre tracce ed evitare che il mondo sappia di questo errore. Oh, che abbiamo commesso involontariamente! Salve signore! Gradisco una fucilata, non faccio complimenti? Oh, non male quest'arma! Oh no! Abbiamo leggerissimamente attirato la loro attenzione! Ehi! Possiamo bloccare per aria, aspetta! Aspetta! Boiazza, stiamo sprecando veramente troppe munizioni. Occhi aperti. Ok, nessun altro ci ha sentito. Aspetta che recupero le capsuline. Ok, e tutti i materiali di cui potrei mai aver bisogno. Ok, continuiamo a controllare tutta la zona. Perché ho paura che prima o poi mi spunti fuori qualcun altro. Buongiorno. No, i bagni con i cuoricini, ma mi prendi in giro. Ok, altre risorsine. No. E un pezzo di erba, datti una calmata. Cosa ci fai tu nei bagni? Avete le facce troppo inquietanti, vi giuro. Aspetta. Oh, dribbla. Ok. Quindi io a dribblare, porca la miseria. Scusi, Tanto lei è bello che è morto. Maledizione, perché qui è tutto chiuso a chiave? La modalità di emergenza è stata attivata non appena i robot hanno iniziato ad attaccare gli umani. La struttura 3826 è in isolamento, compreso il settore interno. E io come faccio ad aprire questa porta? È chiusa con una serratura elettromagnetica. Perciò devo friggerla con un impulso elettromagnetico. E come cavolo dovrei riuscirci? Il tuo guanto può essere equipaggiato con un modulo scossa che genera il tempo. Da qualche parte nei terreni della struttura dovrebbe esserci una capsula contenente il polimero neurale necessario per installare il modulo scossa. Ok, ci penso io.
Perfetto, sappiamo esattamente cosa fare finalmente. Allora, occhi aperti, ci... Qualcosa succede? Oh, un marone! Cos'è sta... Cos'è sta specie di verme trivella? Oh, siamo morti. Siamo tanto morti. Vabbè, ci ha ignorato completamente, sì, però... Aiuto, un aiutino veloce! Ma precipita di sotto, aia! Ha fatto male però, soprattutto all'orgoglio. Ma che la situazione è degenerata molto in fretta? Perfetto, un po' di più. Stai bene? Sì. Dimmi quante dita vedi. 86. Bene, alzati, mi serve il tuo aiuto. Questa giornata è iniziata tanto male però, E loro chi sarebbero? Ti hanno portato qui, vieni, forza, fai pressione. Hanno cercato di salvarti. E tu chi sei? Un dottore. E hai anche un nome? Non c'è tempo per le chiacchiere. Cazzo! Ah, schifo. Le pinze, sì, portamele! Questo cosa ci fa qui? Perché ci hai messo così tanto? Una capsula di polimero? Non ci serve. Come ti chiami, dottoressa? Larissa, e fai troppe domande. Sai una cosa? Arrangiati. Dove vai? No, aiutala! Io sì. Ah, ottimo. Ora ma si fa sul serio. Fai troppe domande. Oh. Wow! C'è il raggi laser questo, Corri. Wow! Ok, trancia a metà. Il raggio laser trancia a metà, porca la miseria. Salve. Sì, mi fai schifo al cocchio anche tu. Maronne, a Five Nights at Freddy's, date una calmata. Tira fuori fucile, non mi importa di nulla. Usa tutte le munizioni necessarie. Ah, ad abbatterlo. Signore, io a rompere i maroni con i raggi laser. Aspetta, cerchiamo di premere un po' di risorse per letto tasto, ma va bene lo stesso. Wow! Sconfitto. Charles, dove sbuca il condotto in cui si è infilata Larissa? È difficile dirlo. Il sistema di ventilazione comprende un gran numero di condotti ramificati. Va bene, posso occuparmene dopo. Stiamo incontrando troppa resistenza? E questo che cos'è? Cos'è qui della mia vita? Ok. Ah, quando c'è la lucina? Però poi si velocizza, a posto? Ah, più semplice del previsto. Adesso. Poi si complicherà. Funzionato. Si diverte con poco lui. Oh mio Dio. No. No e poi no. Cos'è sta voce inquietante? Non rilevo nulla per adesso nelle vicinanze. Una ninna nanna. La cosa non mi piace. Charles, cosa c'è dall'altra parte della porta? È la voce di Nora. Un'avversaria parecchio ostica. Ah, perfetto. Di cosa si tratterà? Oh mio Dio. È un altro robot, quindi? Quella è Nora. Sembra un frigorifero, praticamente. Ciao, Nora. Oh, no. Niente tentacoli. Ma che sta facendo, signora? Aia, almeno in vita mia c'era fuori. Vedrai che ti piacerà. No, non ficchi i cavetti là sotto, signora. Provando, non vedi? Gradirei un po' d'aiuto! Avvicinami ai suoi sensori, presto! Oh, com'è eccitante! Gli immuni livelli e dominanti mi infiammano così tanto! Ah, ti infiammerò di sicuro! Lascia fare a me! Sì, ti do fuoco! Mi piacciono gli uomini forti! Sono così eccitata! Ma sei una scatola di metallo! Ci provo! Ma è maledettamente forte! Al tuo servizio, zuccherino. Hai hackerata? Qualsiasi cosa per te. Che posso fare, padrone? Ok. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ma è stato violento e abbastanza strano. Cosa? Possiamo interagire con lei? Presto avrai a disposizione altre abilità, ma per ora una scossa. Oh, ottimo. Lancia scossa. Il guanto può produrre una scarica elettromagnetica che colpisce i nemici e infligge danni elettrici. I bersagli robotici soffrono maggiormente l'elettricità. Ok, installala. Abbiamo solo due abilità, come potete vedere. Possiamo potenziare la nostra svedese? Vediamo sono un po'. Sono qui per aiutarti a potenziare i tuoi bollenti razzi tascabili. E credimi, bello, puoi potenziare qualsiasi cosa stuzzichi la tua fantasia. Se me lo dice così... Wow! Apri la finestra corrispondente, maggiore. Sbarazzati di quel guanto, tesoro. Non hai più bisogno di lui, ora che hai me. Ti servirò come desideri. Ah. Hai una spada?
Una spada enorme. Infila la. No, signora, ho capito a posto. Molto di più. Un po' di attività fisica con la tua ascia è solo un assaggio del resto, bel bestione. Ti è piaciuto, ragazzone? Sì, molto divertente, signora. Forte. Usa quest'arma potente per spaccare il cranio dei tuoi nemici e portami dei regali. Così potremo darci dentro. Wow. Ti mostrerò cosa significa davvero fare sconcezze. No, grazie. Perché dovrei portarti dei regali? Alle ragazze piace essere coccolate. Perché la riparatrice ha bisogno di risorse da scomporre per produrre oggetti. Fortunatamente per noi non è molto esigente, anche se alcuni aggiornamenti possono richiedere componenti rari. Pare di capire che la struttura. Ok, ci sono risorse dovunque, stava dicendo in pratica. Guarda che roba! Il serpentone ha scavato un buco che ha attraversato tutta la struttura praticamente. Wow! Buona signori, io direi che per questa video anteprima ci possiamo fermare qua. Vi ricordo di cliccare sul link in descrizione per avere maggiori informazioni o per acquistare direttamente Atomic Heart in uscita questa settimana. Come avete visto è un gioco con delle potenzialità veramente incredibili e una grafica mozzafiato. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, se volete che lo continuiamo e vi dicendo lasciate un bel mi piace, altrimenti verrete picchiati male da qualche robot e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!